Hola, hola. Allora, quest'oggi torniamo con la nostra rubrica dedicata alle interviste ai viaggiatori e vi portiamo a conoscere una coppia di viaggiatori che, oltre ad essere strainteressante, è anche una coppia di una simpatia disarmante. Basta con la retorica. Adesso vi ci porto piano piano, li colpiamo un po' di sorpresa e ci avviciniamo. Vi farò conoscere questa coppia, vi farò conoscere cosa fanno, come vivono, ma soprattutto prima vi farò vedere dove vivono e com'è fatta un po' la loro casa. Raga, basta. Avete finito? Tu hai finito di disturbarci? Io non sarò presente in Ah, questo. Daria, esatto, in questo video non vorrà essere presente perché lei nel frattempo sta tatuando, si può dire? Sì. Sì. Vabbè, mi sto tatuando. Daria si sta tatuando. Fai vedere un po' che hai fatto. Questo se l'è appena fatto. Vediamo un po'. Con calmita che la vita è muy bonita. Yeah. Allora, raga, vi accompagno da questi due Vamos, simpaticissimi. vamos. Allora, lui è Alessandro. E lei è Martina, e entrambi sono in viaggio con Mammut. Sicuramente molti di voi già li conoscono, li avete visti sui social, loro sono attivi su Instagram, sono attivi su YouTube. Poi vi lascerò tutti i riferimenti in descrizione del video, nella pagina del video. Comunque vi lascio in fase di montaggio. E volevamo vedere prima questo camper, il Mammut, no? Alessandro, che è il tecnico della coppia, mo ce lo fa vedere un attimo e ce ne parla. Parlaci un po' di Certo. sto Mammut. Guarda, ti dico un po' la motorizzazione. Allora, guarda, è molto semplice perché non c'ha elettronica, non ha niente il Mammut, è molto basico, così come tutti i mezzi Che motore monta? degli anni 80, 2005 aspirato. Tec, Ducato 14. Sì, 55 cavalli. Sputati, Penso sputati. che qualcuno si è perso un po' per strada, è andato un po' così. E La cellula. cellula Clark. Parlaci un po' di cellula Clark perché personalmente ne ho visti di pochissimi, se non forse il primo. Ah, cellula Clark era una cellula di una piccola associazione dell'Arca a Pomezia, che adesso non esiste più, che sono andati un po', E che devo dire? Mi si dice una piccola associazione, Un no? gruppo di operai Un gruppo di operai. Ok. dell'Arca che... Clark non è una marca che si sente, nessuno penso che l'abbia mai sentita. Era una piccola parte di Arca di Pomezia che si sono distaccati dall'Arca e hanno creato questa cellula Clark. Cioè, praticamente questa la faceva l'Arca, poi lo Sì. stabilimento di Pomezia si è staccato, hanno lavorato per conto Sì, proprio e hanno creato la Clark, che allestiva queste cellule qua, esatto, no? allestivo, Che nel nostro esattamente. caso è allestita su un Ducato 14. Aspetta che ve lo faccio Esatto. vedere bene Vai, dall'esterno vai, insieme vai, a vai. loro, perché adesso tra un po' entriamo all'interno. Quanto è lungo? 5,30. 5,30 m, quindi parliamo di un camper Molto piccolino, compatto. molto compatto. E la particolarità è che questa porta No, no, non posteriore. dirlo perché lo dobbiamo far vedere dopo. Ah, Che questa, raga, ok. è una figata sta porta. Cosa c'è dietro questa porta lo vediamo tra un po' insieme. Qui intanto ci spostiamo all'esterno, siamo sul retro, tac, retrocamera, scaletta per andare sul tetto. Da questa parte abbiamo un'altra porta che è un gavone, giusto? Gavone per riporre gli sci. Questo nasceva per mettere gli sci qua in dritto. Ah, che Perché vogliono. no, però viene usato per le canne da pesca d'Alessandro. Sì, perché Alessandro in questi giorni mi sta anche iniziando ad insegnare a pescare, cosa che ahimè purtroppo sono negato. Esatto. Qua ci abbiamo. Piccolo gavone per le bombole che noi ci mettiamo benissimo le due italiane. Ok. E ci spostiamo in questa parte di qua che non c'è sta nient'altro. Direi di andarci a dare una bella sbirciata all'interno del campo, perché forse è la parte più Venite, interessante. con Qua Martina. arriva Allora. Martina, Alessandro se la vorrebbe sbolognare, ma in realtà mi sa che deve venire anche lui con noi, perché tra un po' dobbiamo anche scambiare un po' di chiacchiere. Permesso? Allora, ingresso, vi ricordo che parliamo di un camper di 5 metri e 30, cioè Lula Clark su motorizzazione Ducato 14. Allora, qui abbiamo la nostra dinette. Sì, questa è una dinette che come tutte le dinette diventa letto. Quindi tu abbassi il tavolo e diventa Abbassi il tavolo, un letto. ha una prolunghetta di qua e diventa un letto. Sotto i due divanetti ci sono i due serbatoi dell'acqua. Quanta acqua avete? Ne abbiamo uno da 100 litri e Sì? uno da 50 che abbiamo messo Ah. successivamente per un po' più di Quindi autonomia. 150 litri in Sì, totale. esatto. E qua c'è il cuscinino che è comodo perché si chiude e diventa un piano d'appoggio. Quindi Ah, è così. praticamente quello lo utilizzi quando devi cucinare, no? Sì,
lo utilizziamo pure oltre magari che il piano d'appoggio la sera per appoggiare le cose. Ah, spero che renda l'inquadratura, ma è molto grande. Oltre che sei fighissimo, è anche molto grande. E qui sotto avevamo il forno quando abbiamo comprato il mammut, però visto che noi non l'abbiamo mai usato, allora l'abbiamo tolto il forno, l'abbiamo venduto e ne abbiamo ricavato uno spazio per avere una dispensa di alimenti. Qui avete il frigo, no, il frigo è lì. Il frigorifero è alto. Un trivalente, giusto? Trivalente, sì. Guarda, questo è lo specchio davanti, raga. Quando entrate in questo camper, mi sembra di stare dentro a un 8 metri di camper, perché c'è questo specchio lì che amplia le... Allunga parecchio, allunga. Di qua c'è la stufa, che abbiamo la classica truma. Stufa a gas, anche a loro, gas. Boiler a gas, qui l'armadio, c'è l'armadio. Tipetti, pensili, pensilini con stoviglia, armadio, armadietto. Il letto in mansarda. Zona notte, tac. Cosa figa, sedile girevole, perché in 5 metri e 30, per guadagnare più spazio, abbiamo messo il sedile girevole davanti. E quindi... Ah, questo l'avete messo voi? Sì. Sì. Bravi, tanta roba. Sì, e quindi avete guadagnato anche quella seduta praticamente. Sì, diciamo che ultimamente siamo riusciti a mangiare sul mammut in 9 persone. 9 persone. Quanti? In 9 seduti tranquilli, quindi se sta bene. Ci dovranno spiegare pure come hanno fatto. Vedete questo camper dall'esterno, 5 metri e 30, poi c'entrate e assolutamente vi dà tutte le impressioni, tranne che essere un camper piccolo, perché se vedete i camper andare in giro, questo 5,30 possiamo farlo entrare tra i camper piccoli. In realtà all'interno, raga, è una bomba, è veramente una e bomba. E soprattutto, diciamo, lo spazio più grande che uno non si aspetta è il bagno, che adesso vi faccio vedere. Ah, questa è la chicca. Da dove entriamo? Da dentro o da fuori? Entriamo dallo specchio. Attenzione, questo è quello di cui parlavo prima, perché sul retro di questo camper non è così semplice trovarlo. Forse è una soluzione che viene adottata di più sui furgoni, è difficile trovarlo su un camper, però sul retro abbiamo il bagno. Il bagno è spazioso per essere un camper lo faccio piccolo, vedere. Quindi qua c'è il vader. Guardate chi è? E di qua c'è un'altra porta. Wow! Oh, raga, è fighissimo, eh. Sì. Qui c'è il lavandino, specchio e ovviamente qui il piatto doccia. È il piatto doccia, quindi noi prendiamo la doccetta, l'attacchiamo qui. Sì. E di qua c'è la tenda, okay, che chiudiamo sopra di noi, e la doccia è anche abbastanza grande. È decisamente più grande della nostra, per esempio, quindi già è molto grande, molto molto grande. Allora, vabbè, adesso che è entrato Alessandro, cerchiamo di capire meglio anche come sono organizzati in termini di autonomia energetica. Allora, fuochi, stufa e boiler sono a gas, sì. Come siete organizzati? Ci avete una bombola sicuramente? Esatto, per tutta l'energia elettrica noi usiamo 2 pannelli solari da 120 watt l'uno. Quante batterie avete? 2 batterie a 100 ampere l'una. Tutte 2 AGM, funzionano bene? Sì, sì, sì. E quindi sì, voi sì, in questo modo con 2 pannelli da 120 watt sì, ciascuno? Sì, andiamo avanti benissimo, cioè, abbiamo sempre cariche, va sempre... Diciamo che siete perfettamente autonomi qui in perfetto, Andalusia, sì, perché non l'abbiamo detto, ma noi in questo momento ci troviamo in Andalusia, nel lago di Vignuela. Quindi voi praticamente di fatto siete completamente autonomi, perché non sì, vi manca... autonomi, non ci manca niente, però Alessandro fa comunque il pulciaro sulle ah, perché poco... Raccontaci qualche aneddoto, perché c'è pulciaro, dire, scusami? C'è da dire, pulciaro a Roma vuol dire che è un po' tirchio, c'è da dire che quando io mi devo asciugare i capelli, con un fono che di 800 watt a potenza 1, lui deve sempre rompere ah, l'anima. Vabbè, è normale. Perché gli vanno in sofferenza le batterie. Gli stressa le batterie. Quindi gli rompi le scatole per il fono, perché scusa, quando non ti fa usare il fono, che ti fa usare? Ha creato un accrocco con un tubo dove io, secondo lui, mi devo mettere dalla ventilazione della stufa, perché questa è una truma che ha la ventilazione, quindi dovrei attaccare il tubo ai bocchettoni della stufa e asciugarmi con quel sistema lì. Quindi te hai creato un tubo che colleghi alle bocchette della stufa e con quello... Però raga, tutti lo fanno. Adesso abbiamo un attimino fatto vedere il camper all'esterno, ve l'abbiamo fatto vedere all'interno, abbiamo scherzato, raga, vi garantisco che questo camper, vedendolo dall'esterno, tutto vi aspettate tranne che gli spazi che hanno a disposizione qui all'interno. Però adesso cerchiamo anche di conoscere meglio Martina e Alessandro, perché insomma ancora non abbiamo detto nulla. Loro sono dei grandissimi viaggiatori, viaggiano da tanto tempo, hanno girato già tanto in giro per l'Italia, in giro per l'Europa soprattutto, però banda alle ciance, cerchiamo di capire meglio chi abbiamo davanti. Vabbè, allora, praticamente voi che fate? Come passate il tempo? Ma io
Devo guardare a te o devo guardare là? Tu mi guarda dove vuoi. Allora, noi stiamo insieme da 11 anni e ci abbiamo il camper da 7. E inizialmente viaggiavamo con la tenda, col furgone, con l'aereo. Poi ci siamo resi conto che il viaggio di... Quanti anni avete? Perché scusate, stai insieme da 11 anni. Sì. Lei non si può dire anche se la... No, no, no. Io sono 25. Ok, te invece? 32. Okay. Non è vero, però. Cos'è? Vabbè, hanno qualche anno in... Lui ha qualche anno in più, ha mentito. Vabbè, comunque siamo lì, Sì, siamo lì. Sì, state insieme da 11 anni. Sì. E che quindi è successo? Abbiamo deciso poi di comprare un camper e abbiamo girato tantissimo. 7 anni fa il commercio dei camper non era così fiorente come adesso, quindi in centro Italia non si trovava facilmente, perciò è stata una ricerca lunga e dolorosa. Mazza. Quando però abbiamo visto questo qui, il Mammoth, ci siamo innamorati a prima vista e l'abbiamo preso subito. Tra l'altro era conveniente perché l'abbiamo pagato 3.500 euro, compreso il passaggio di proprietà. Questo in che anno? Nel 2015. 2015. E il mezzo è dell'87. 7, 87. Sì, sì. 87. Giusto per dare anche dei riferimenti a chi invece sta cercando dei camper. Oggi, sì, come diceva Martina, il mercato è cambiato. Sì. I prezzi sono totalmente esplosi, però... Cioè, raga, questo mezzo era 3.500 euro, ve lo farei, sì, vedere qui di presenza. No, poi vabbè, ma c'è stato pure tanto lavoro nostro che abbiamo fatto. Certo. L'abbiamo riverniciato esternamente con le nostre mani. L'abbiamo rimodernizzato l'interno. Sì, aveva fatto un restyling, sì, poi praticamente, sì, generale, sì, del cercando mezzo. Cercando un po' di mantenere l'effetto vintage che, sì, comunque ci piaceva. Anche perché questi sono originali, sì, ancora. C'è la stoffa. I rivestimenti sono, esatto, tutti originali. Tutti originali. Sì, 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 sì. No, e devo dire che il proprietario era eccezionale. E noi usavamo il camper solo nei mesi estivi. Quindi io sono una maestra, Ale un muratore. Che lavoro col padre. Quindi mi potevo permettere tranquillamente durante l'estate di prendere i 2 mesi. Papà, e papà, noi partiamo, quindi Alessandro a luglio agosto non c'è sta, non lo calcolare. E abbiamo fatto Slovenia, Grecia, Spagna tutto del Nord. Inizialmente mi dicevi che viaggiavate anche già in spalla, in tenda, sì, giusto? Però con il camper abbiamo fatto diverse parti d'Europa, un pochino del centro Italia, la Sicilia e poi viaggiando ci siamo resi conto che il furgone, la tenda era troppo poco per noi, quindi ci siamo un po' più allargati, volevamo più comodità, tipo averci un bagno, un frigorifero, una dinette, un letto dove dormire comodi, e quindi, sì, col tempo abbiamo un po' aumentato il nostro target. Sì, siamo evoluti a Super Saiyan. Ma scusate un attimo, voi adesso, scusate, siete in viaggio in questo momento ormai da quanto tempo? Noi siamo partiti a... Siete ripartiti, sì, ai primi di luglio. Quest'anno siamo partiti i primi di luglio e siamo andati in Grecia per 3 mesi. Ok. E i primi di ottobre siamo venuti in Spagna. Adesso siamo a marzo, quindi sono 8 mesi, 8 mesi che viaggiamo. Perché ogni anno, tornando dai 2 mesi estivi, quando era settembre, diventava sempre più lungo il lasso di tempo in cui noi riuscivamo ad abituarci di nuovo, sì, alla routine, esatto, quotidiana. Sì. E ogni anno, per mesi, continuavamo a dire: ma ti ricordi quando stavamo in camper? Ma quanto sarebbe bello viverci? Quindi abbiamo detto: ok, dai, proviamoci. Abbiamo messo i soldi da parte, ovviamente. Sì, come tutti, praticamente. Esatto, quindi non è che abbiamo disoccupazione o affitti che ci arrivano. Abbiamo dei soldi, cioè, da parte. Cioè voi in questo momento state vivendo con i risparmi, sì, che siete riusciti abbiamo a generare. Abbiamo risparmiato all'incirca per un anno e mezzo, perché la nostra decisione era avvenuta prima del Covid. Cioè, voglio farvi proprio notare il coraggio che c'è stato in questa scelta, nel senso che Alessandro e Martina hanno risparmiato, hanno messo i soldi da parte, si sono fatti un'idea su quelle che erano le spese mensili per vivere in camper e hanno capito che avevano davanti, esatto, un'autonomia di un anno, esatto, e con quei soldi di fatto loro stanno vivendo. Ma con poco, raga. Con pochissimo. Perché noi in 2 persone con 1.000 euro al mese riusciamo a far tutto e non ci priviamo di niente. Ma delle volte non si arriva neanche, non ci arrivi neanche a spenderli. E, no. E noi comunque facciamo un tipo di viaggio da turisti, quindi ci piace andare a vedere il museo, l'attrazione. Vi muovete col, sì, camper, quindi consumate gasolio. Assolutamente. Okay. E quindi niente, abbiamo preso questa decisione, abbiamo dato le dimissioni tutti e due e abbiamo deciso di intraprendere questo viaggio per un anno per capire se tutti i sogni che avevamo effettivamente nella realtà sarebbero stati così belli come li immaginavamo. Sì. E purtroppo sono stati 10 volte più belli di quelli che noi pensavamo, quindi adesso questo è il problema. Sono passati 8 mesi, i soldi iniziano a scarseggiare e ora stiamo cercando di ragionare su come fare per
per vivere viaggiando e lavorare viaggiando. Quindi, visto che voi adesso state iniziando a cercare di capire come di fatto alimentare questo viaggio, possibilmente o quantomeno per il momento in maniera perenne, fin quando non vi scoccerete o non cambierete progetto. Ma adesso esattamente, o se ne avete più o meno una vaga idea, i progetti futuri, perché mi pare aver capito, voi adesso state rientrando verso l'Italia, giusto? Cosa avevate in mente di fare? Come volete? Cercheremo magari di trovare qualche lavoretto stagionale anche sai, durante l'estate. Sì. E poi a settembre si ripartirà. L'idea, il progetto è quello di visitare i Balcani. E la realtà è. Non è che non ci viene da trovare da qualche perché è sempre tutto mutevole. La realtà no? Sì, è che in Andalusia ci siamo trovati benissimo, abbiamo conosciuto persone stupende. È difficile è bello, abbandonarla. E quindi chi lo sa quando saremo a casa, poi il nostro cuore che cosa ci dirà verso dove ripartire. A proposito di Andalusia, sappiate che loro sono qui in Andalusia da diversissimo tempo e l'hanno girata in lungo e largo, tant'è che adesso si possono concedere il lusso di starsene qui fermi e godersi finalmente il posto. Loro hanno creato una super mappa dell'Andalusia all'interno della quale troviamo tutti i punti di interesse dove sostare col camper in libera all'interno dell'Andalusia e tutto. Ovviamente, come ho detto all'inizio, vi lascerò tutti i riferimenti di Alessandro e di Martina per cercarli, conoscerli meglio. Se siete interessati anche a questo, sappiate che loro hanno un bagaglio di roba qui da Andalusia che hanno un po' da buttare. Quindi venite in Andalusia, Pac, è bellissima, è bellissima. Sì. Prima di salutarci, di salutare anche perché noi tre poi continuiamo la serata insieme, però purtroppo voi abbiamo la brace qua sotto, stiamo facendo le salsicce. È la birra che si sta scaldando. Allora, loro, avete capito, sono dei viaggiatori, vivono di risparmi, non vivono solo di risparmi, nel senso che in testa hanno tantissimi progetti, in questi giorni trascorsi con loro di questi progetti ce ne hanno parlato, quindi loro di fatto per il momento, poi le cose cambieranno in futuro, magari di questo stile di vita vorranno farne proprio di fatto la loro vita vera e propria, quindi quella di vivere viaggiando. Però arriviamo al dunque, che spesso è anche uno degli argomenti che interessa di più chi segue i nostri video, cioè cercare di capire per tutte quelle che persone che sono magari interessate, sono lì per decidere, per valutare se intraprendono o meno questa vita, però cercare di capire effettivamente se si può fare, quali sono i limiti, i vincoli, le restrizioni, quali sono i problemi, quali sono le cose belle, quali sono le cose brutte. Vabbè, ho fatto tutta questa premessa gigantesca per chiedere cosa a loro due. Cioè, voi in questo momento, tutte quelle persone che vorrebbero, stanno ragionando su intraprendere una vita del genere o meno, cosa vi sentite di consigliare in generale? Guarda, coraggio sembra una parola grandissima, Manu, però è la volontà di farlo. Sì. Cioè, se tu vuoi farlo, lo puoi fare. Diciamo che non bisogna improvvisarsi, secondo me. Noi abbiamo, prima di prendere questa scelta in maniera prolungata, il camper l'abbiamo vissuto 2 mesi l'anno per diversi anni e lì abbiamo capito anche quali erano le nostre spese di vita per riuscire a capire quello che ci sarebbe servito. In non generale, è facile la anche la vita da camper, ecco, no? Ma delle rinunce, non ci sono proprio tutte le comodità, quindi probabilmente se... non è per tutti, lo possiamo dire. No, non no. È per tutti. Il camper è per tutti, ma non tutti sono per il camper. Sì. Quindi sì, è vero questo, perciò se ad esempio c'è qualcuno che vorrebbe fare questa vita ma non ha mai messo piede su un camper, io ad esempio mi consiglierei di provare noleggiarlo prima, per una decina di giorni, vedere come va, se ci si trova bene. Dopodiché, quando si è veramente sicuri, basta semplicemente un po' di organizzazione. Chiariamola sempre questa cosa. Abbiamo a che fare con una coppia di viaggiatori che ha il proprio concetto di libertà e di vita come merita di essere vissuta. La pretesa non è quella, ecco, di dire questo modo di vivere è l'unico modo di vivere libero, no, l'unico modo di vivere corretto. Assolutamente no, no. Questo è il modo bello e corretto e libero di vivere, secondo Alessandro e Martina. È anche un po' il nostro, però il messaggio che non vogliamo che passi è che questo sia l'unico modo, quindi non deve passare questo messaggio, però a tutte quelle persone che sono sul chi va là e ecco, stanno cercando di capire, sappiate, questa è l'ennesima coppia di viaggiatori che vi facciamo conoscere, si può fare. Non è facile, Manu. Non è facile, assolutamente non assolutamente è facile. Questa vita ti pone davanti tante difficoltà. Però poi dall'altra parte della bilancia c'è... un enorme regalo che ti dà questo tipo di vita, che è la condivisione e il conoscere persone nuove con tante storie diverse, che sembra egoistico dirlo, ma ti fanno conoscere molto meglio te stesso e ti danno una pace interiore, una consapevolezza di te che a casa noi non eravamo riusciti a trovare in tanti anni, che adesso invece abbiamo. Esatto. E abbiamo amici come ad esempio voi, ora veramente
il triplo degli amici rispetto a quelli che riuscivamo a costruirci nelle relazioni di vita quotidiana a casa, che è impagabile. Noi siamo venuti qui apposta, eh. Apro, chiudo parentesi, siamo venuti qui apposta per loro, eh. Quindi adesso andiamo, perché tu devi suonare. Io devo suonare, devo bere una birra, devo fare il fuoco alla brace. Ci saranno le salsicce sul fuoco. Stasera vogliamo conquistare tutta la zona. Esatto. Ieri sera gli spagnoli saranno suonate. Esatto. Ma poi, raga, che dire? Allora, noi ci salutiamo qua. Salutiamo Alessandro e Martina, ciao, raga. Belli. Grazie a voi per l'intervista. Fatevi la vostra idea, che è importantissimo, perché poi noi parliamo, però voi vi dovete fare la nostra idea. Abbiamo visto un'altra cosa per i viaggiatori e basta, che è suonato già lungo. Ci salutiamo qui e ci rivecchiamo al prossimo episodio. Bella, allora. Ciao belli.